Natale ecologico, al liceo classico, linguistico e coreutico Ruggero VII. Circa 800 le bottiglie in plastica riciclate e utilizzate dagli studenti per realizzare l'albero di Natale posizionato all'ingresso dell'istituto. Bottiglie che sono state raccolte in questi due mesi dai professori, dagli studenti e dalle loro famiglie e poi assemblate giovedì mattina, dando così sfogo alla creatività dei più giovani e non solo, e al rispetto per l'ambiente. Un'idea portata avanti nell'ambito del laboratorio d'arte tenuto dalle insegnanti Aurelia Speziale, Maria Grazia Gianfriddo, di Arrizzo e Marzia Guarneri. L'idea, diceva Platone, che l'eros nasce da peni e poros, cioè da un lato dalla povertà e dall'altro lato dagli espedienti che si trovano in una condizione di povertà, che fa sì che noi mettiamo in campo tutte le nostre risorse. Da qualche anno a questa parte voi sapete che i fondi delle scuole sono stati fortemente tagliati, allora il laboratorio d'arte si è dovuto reinventare. In che senso si è dovuto reinventare? Perché abbiamo messo in campo la nostra creatività per utilizzare nuovi materiali e tra questi materiali c'è anche la plastica delle bottiglie. Già l'anno scorso durante il laboratorio teatrale i ragazzi hanno costruito delle scenografie con materiali molto poveri. Però è stato un espediente che ci ha fatto trovare una nuova via, che è quella del riuso, del riciclo, per cui i ragazzi adesso sono invitati sempre a recuperare le bottiglie di plastica, non buttarle nel cestino dell'indifferenziato, perché anche queste possono avere nuova vita e possono essere utili per costruire qualcosa di diverso. Un'occasione per trascorrere delle ore in spensieratezza e rinsaldare il rapporto tra studenti e insegnanti, ma anche per riscoprire il valore dei rifiuti come risorsa. È stata una bella esperienza perché abbiamo potuto collaborare insieme ai professori, sia dal punto di vista realizzativo, sia anche dal punto di vista della raccolta, perché devo dire che molti ragazzi hanno fatto di tutto per raccogliere queste bottiglie e finalmente abbiamo realizzato questo desiderato albero dalle nostre professoresse. Questo albero rappresenta appunto lo spirito natalizio, proprio perché nasce dalla collaborazione, l'impegno e l'unione e quindi anche dal riciclaggio che ha fatto quasi tutta la scuola. Rappresenta l'impegno che hanno unito la professoressa Gianfriddo, la professoressa Speziale, nella realizzazione di quest'albero. Ed è stato, diciamo, importante, un segno anche abbastanza positivo a parte della nostra scuola, cioè per l'impegno, la collaborazione appunto e la realizzazione stessa, che è stata una grandissima soddisfazione a parte di tutta la scuola.